Ci sono buone probabilità che il macrolotto 0 entri nella mappatura nazionale delle aree industriali dismesse dove favorire una riconversione e una riqualificazione urbana. Il sindaco di Prato ieri è andato a Roma per partecipare all'audizione in Senato sul disegno di legge che attraverso uno stanziamento di 150 milioni punta a innescare un meccanismo virtuoso per rilanciare tutte quelle aree che presentano edifici industriali ormai inutilizzati o utilizzati solo in parte o non più destinati alla loro funzione originaria. Uno strumento legislativo importante che consentirebbe di mettere mano con un progetto quadro di riqualificazione su immobili di proprietà privata. Il Senato sta discutendo di fondi, quindi soldi veri, da destinare a quelle aree che erano produttive, artigianali, industriali e che in questo momento hanno perso la loro vocazione. Fra questi casi c'è anche Prato, è stato chiesto al sindaco di Prato di portare il caso Macrolotto Zero San Paolo. Oltre alle aree, diciamo, come ci immaginiamo normalmente, quelle di grandi aree di capannoni in questo momento vuoti, ci sono anche casi peculiari come quelli di Prato, ma credo anche di altre realtà italiane, quelle nate dalla Mixité, che hanno necessità di interventi ad hoc e che quindi dentro questa legge che il Senato licenzierà è necessario prevedere la possibilità di intervenire anche su questo tipo di aree. La difficoltà vera della riconversione di quell'area è il frazionamento delle proprietà. Questa legge potrà arrivare in soccorso? L'idea è che si premia i proprietari che aderiscono a questo percorso. Il Comune e la Regione, che ovviamente saranno coinvolti in questo tipo di percorso, abbattono la burocrazia, aiutano nei costi, sono accordi di programma. Il Comune e la Regione, in particolare il Comune, fa la destinazione dell'area con destinazioni precise previste dalla legge, residenza, diciamo, agevolata, turistico, alberghiere, ricreative. Il proprietario che aderisce ha una serie di vantaggi fiscali, economici, anche sulla riconversione dell'area.